Ciao a tutti e bentornati su questo canale, su questo gruppo. Spero vi siano piaciuti i primi video. Adesso, oggi, vi volevo parlare un po' dei carboidrati in maniera semplice e veloce, e in maniera tale da farveli conoscere e poter, tramite appunto la vostra nuova conoscenza, capire se fanno a caso vostro, se è veramente necessario osannarli, come anche è veramente necessario andare a demonizzare eccessivamente i carboidrati. Ognuno di noi potrà fare una discriminazione soltanto su qualcosa che conosce. Quindi per questo motivo volevo appunto mostrarvi in maniera semplice le basi dei carboidrati. Allora, condivido appunto lo schermo. Allora, i carboidrati sono delle molecole che per ogni grammo apportano circa 4 kcal per ogni grammo appunto. I carboidrati li possiamo dividere, come vediamo dalla slide, in carboidrati semplici e complessi. Quelli semplici hanno delle molecole, diciamo, sono delle strutture più piccole, quelli complessi invece hanno una catena un po' più lunga. Quelli semplici a loro volta li possiamo dividere in monosaccaridi, disaccaridi e oligosaccaridi. Più sono lunghi, appunto, l'unione di due monosaccaridi porta alla formazione di disaccaridi e più disaccaridi portano alla formazione di oligosaccaridi. Al loro interno abbiamo successivamente diverse suddivisioni. Abbiamo i monosaccaridi che sono glucosio, fruttosio e galattosio, sono le molecole più semplici. I disaccaridi formano il saccarosio, il lattosio e il maltosio. E le maltodestrine sono degli oligosaccaridi. I carboidrati complessi sono amidi, fibre e glicogeno. Principalmente i carboidrati definiti semplici sono semplici per quanto riguarda anche il loro assorbimento, quindi di conseguenza entrano un po' più velocemente all'interno appunto del torrente ematico, vengono assorbiti più velocemente e di conseguenza questo assorbimento più veloce porta di conseguenza a un aumento della glicemia. E, ovviamente sempre dipende dalla dose e dall'assunzione del carboidrato stesso. Quelli complessi appunto sono più complessi da digerire, quindi il corpo dovrà impegnarsi un po' di più per scindere queste catene in pezzettini più piccoli, perché ricordiamoci che a livello intestinale soltanto le piccole molecole possono essere assorbite, non le lunghe catene di carboidrati. I carboidrati semplici, per esempio, li troviamo all'interno della frutta sotto forma di fruttosio, oppure il classico zucchero bianco da cucina è un carboidrato semplice, un disaccaride. Quelli complessi li troviamo all'interno, per esempio, dei cereali. Abbiamo gli amidi all'interno dei cereali, abbiamo anche le fibre. Mentre, come potete vedere, in basso, in questa parte qui, abbiamo il glicogeno. Il glicogeno è un, diciamo, carboidrato di riserva che troviamo all'interno di muscolo e fegato. Il fegato, nel momento in cui noi non apportiamo, ad esempio, carboidrati dall'alimentazione, il fegato avrà il compito, tramite il glicogeno, di mantenere la glicemia. Quindi noi abbiamo bisogno di carboidrati, ma nel momento in cui andiamo a fare un digiuno intermittente, una chetogenica, oppure saltiamo determinati pasti perché siamo fuori casa, non ce ne andiamo in ipoglicemia, ma il fegato andrà a compensare benissimo questa mancanza di apporto esterno. I depositi di carboidrati sotto forma di glicogeno li ritroviamo nel fegato, appunto, circa 120 grammi e 350 grammi nei muscoli di un soggetto di circa 75 kg uomo. Ovviamente più o meno la riserva epatica è simile tra gli uomini, mentre ovviamente un soggetto più allenato con maggiore massa muscolare avrà una quantità di glicogeno muscolare maggiore. Di conseguenza, se noi dobbiamo andare a riempire queste riserve di carboidrati, che sono molto maggiori rispetto a un sedentario, una persona di 90 kg e magari si allena, questa persona avrà necessariamente bisogno di un apporto maggiore di carboidrati, semplicemente perché i suoi garage sono più grandi. Per quanto riguarda sempre i carboidrati, possiamo dire che servono alle seguenti cose. Allora, a creare le migliori condizioni anaboliche post-allenamento, perché i carboidrati stimolano l'insulina. Senza l'insulina la glicemia rimarrebbe prevalentemente elevata e ci sarebbero tanti carboidrati nel torrente ematico. La glicemia serve a veicolare all'interno delle cellule, determinate cellule, i carboidrati.
La spinta anabolica post allenamento è qualcosa di richiesto soprattutto agli atleti perché serve appunto a recuperare un po' più velocemente dallo stimolo dell'allenamento e servirà sicuramente a recuperare ancora meglio in maniera ancora più veloce a livello sia muscolare sia proprio di recupero anche in parte mentale. Inoltre è stato visto tramite alcuni studi che chi fa un post-workout con carboidrati, ad esempio anche proteine, ha anche un recupero sotto un punto di vista immunitario migliore. Cioè, è stato visto in Cina che su 5.000 pazienti che facevano un post-workout con carboidrati e proteine si raffreddavano meglio rispetto a quelli che non mangiavano post-allenamento. Hanno fatto questo piccolo, relativamente piccolo perché erano 100.000 persone, e studi hanno visto questo. Serve a riempire le scorte di glicogeno migliorando la forza. Serve a migliorare l'idratazione perché diciamo che i carboidrati legano delle molecole d'acqua e quindi migliora appunto il rapporto di idratazione, le condizioni di idratazione del corpo. Diciamo che si dice che i primi chili persi a dieta, spesso le diete sono ipoglucidiche, si perdono velocemente perché sono liquidi. È vero, se voi introducete meno carboidrati avete meno liquidi addosso. Quando nel pasto libero andate a mangiare la pizza che è ricca di carboidrati e ricca di sale e andate a prendere 1,5 kg, è normale, sono liquidi. Per come se ne vanno in 2-3 giorni, arrivano in 2-3 giorni pasto libero. Ma è qualcosa di fisiologico, non c'è nulla di sbagliato, è corretto così. Servono a sentirsi più energici perché ovviamente sono fonte di hanno una funzione energetica, vengono diciamo demoliti per la produzione di energia. Rappresentano un carburante pulito, l'abbiamo detto nei primi video, perché praticamente non fanno scorie, la loro ossidazione diciamo non fa scorie come possono essere le scorie azotate derivate dalle proteine. A differenza dei trigliceridi, non hanno bisogno di ossigeno per essere utilizzati. Sì, nel metabolismo anaerobico non è necessaria la presenza di ossigeno per essere utilizzati i carboidrati. I depositi epatici ne abbiamo parlato, regolano la glicemia a riposo. E la stimolazione insulinica, appunto dal pancreas, porta a un aumento della crescita muscolare. La stessa stimolazione insulinica nel soggetto sedentario, sovrappeso con una circonferenza vita elevata, può portare invece a steatosi epatica. Un eccesso appunto di è al sovrappeso, ha un'infiammazione costante, cioè bisogna capire che la stimolazione insulina, come tutto nel resto dell'alimentazione, ha un senso se utilizzato in determinati momenti. Un soggetto cinquantenne, sedentario, con già un sovrappeso, la stimolazione insulinica non la regge benissimo. Un atleta che è in deficit post-workout, la stimolazione insulinica ben venga. Innalziamo il livello di leptina. Fondamentalmente la leptina è un ormone che può comunicare al nostro organismo, al nostro cervello, se siamo o non siamo in una condizione di carestia. I livelli di leptina si abbassano molto quando stiamo in ipocalorica, ipoglucidica per moltissimo tempo. Le ricariche spesso che inseriscono i miei pazienti durante la giornata o durante la settimana portano ad un innalzamento di livelli di leptina, quindi continui a dimagrire ma senza che il corpo capisce che sia in una fase di carestia, in una fase di ipocalorica. L'utilizzo dei carboidrati ovviamente risparmia proteine muscolari perché avendo carboidrati in una dieta equilibrata e una parte di grassi verranno utilizzati questi ai fini energetici piuttosto che andare a demolire le proteine, perché anche questo succede, per ottenere energia. I carboidrati vengono assimilati e assorbiti a livello intestinale, c'è una prima distruzione dei carboidrati tramite l'amilasi salivare, per questo bisogna masticare bene, appunto, bisogna insalivare ciò che si mangia, che abbiamo questa amilasi salivare che è un enzima che comincia a degradare le catene dei carboidrati. Successivamente si aggiunge l'amilasi pancreatica e fino a quando appunto non vengono ridotti in piccole parti e vengono assorbiti a livello intestinale e poi entrano nel circolo sanguigno. I principali destinatari sono il sistema nervoso centrale, eritrociti, fegato, quindi globuli rossi, fegato e il muscolo tramite recettori GLUT4. Alcuni carboidrati come il fruttosio entrano tramite i recettori GLUT5. Allora, per quanto riguarda i carboidrati, per oggi abbiamo finito, ho parlato forse un po' più di quello che dovevo parlare, ma stiamo parlando proprio delle basi, basi, basi.
Prossimo video parleremo dell'insulino resistenza, della stimolazione insulinica in maniera più approfondita, del carico glicemico e l'indice glicemico dei cibi, perché in base a questo il corpo umano andrà a produrre più o meno insulina. Grazie per l'attenzione e non scordatevi di mettere la campanella e seguire il canale. Grazie.